È la quinta edizione del progetto MIA, Mare Integrazione e Accessibilità, che è un progetto che mette insieme le energie di INAIL, del Comune di Palermo, del Comitato Paralimpico e della Federazione Italiana Nuoto Paralimpico e dell'Associazione Ombelico del Mondo. L'obiettivo è, come ormai da 4 anni, quello di rendere il mare fruibile e accessibile a tutti, alle persone con condizioni di disabilità, infortunati INAIL, assicurati INAIL per infortuni a lavoro, nell'ottica di rendere il mare di tutti. Il valore quindi di questo progetto è intanto la risocializzazione degli infortunati, ma soprattutto anche la possibilità che hanno di sfruttare i benefici dell'acquaticità, dove possono sperimentare nuove forme di equilibrio e anche la possibilità di approcciare alla pratica sportiva grazie all'ausilio degli assistenti e degli istruttori di nuoto. È una grande opportunità per le persone con disabilità che vivono a Palermo ed è un'opportunità anche per quelle persone che non possono venire in autonomia. Infatti il Comune, attraverso l'Ufficio di Servizi Sociali, accoglie le richieste di essere accompagnati direttamente qui in spiaggia da casa e possono poi essere riaccompagnati a casa. Quindi è un servizio grazie a INAIL, alla Federazione Paralimpica, al Comune e all'associazione che gestisce questo pezzo di spiaggia e poi anche per la spiaggia libera, di poter quindi accedere al mare in maniera sicura e nel rispetto dei diritti. La mia presenza qui e l'attenzione del Comune di Palermo alle problematiche della disabilità. In modo particolare, quando il Presidente dell'INAIL mi è venuto a chiedere la possibilità di poter mettere un altro scivolo per disabili nella spiaggia libera del Comune di Palermo, io sono stato ben felice di riuscire a contribuire a questa iniziativa. Infatti ho inserito nell'acquisto dei servizi per la costa palermitana anche lo scivolo per i disabili, che poi entro fine luglio sarà montato nella spiaggia libera, oltre a questa passerella che permetterà la balneabilità e quindi anche la socializzazione sia dei disabili che dei cittadini comuni. Io spero che l'anno prossimo poter presentare un progetto che preveda sulla costa palermitana più punti come questo di Mondello, prevedendolo sia a Barcarello, nella parte della costa rocciosa, tentando di studiare la passerella come si può realizzare, anche nelle parti di Palermo meno agiate come tutta la parte della costa sud, per far sì che le problematiche della disabilità vengano affrontate su tutta la costa palermitana, perché mi sembra una cosa di grande civiltà. Tutte le nostre spiagge attrezzate sono prive di barriere architettoniche e quindi sono assolutamente accessibili in tutti i servizi, quindi quelli delle docce, gli spogliatoi, dei servizi, quindi l'utente con disabilità può fruire della struttura interamente come qualsiasi altro utente. In più, grazie alla collaborazione con l'INAIL, aderendo a questa iniziativa Mondello Mia, abbiamo avuto la possibilità di attrezzare la spiaggia Sirenetta, la spiaggia attrezzata Sirenetta, con una sedia job che consente quindi l'ingresso dei disabili a mare. Tra l'altro l'accesso sarà gratuito per tutti gli assicurati INAIL, quindi questo è in qualche modo una forma di promozione di quelle che sono le possibilità di fruire del mare in assoluta normalità anche per chi ha dei problemi di deambulazione.